sia lodato. Signore, eccoci dinanzi a te. Ti preghiamo, cospergici col prezioso sangue di Gesù. Fa che possiamo mettere da parte i nostri pensieri, le nostre preoccupazioni, le nostre parole inutili, per poter veramente fissare lo sguardo nostro su te. Siamo venuti in questo luogo per adorarti ed adorarti con tutto il cuore. Desideriamo, Signore, che la tua presenza sia la nostra consolazione in questa sera. Manifesta la tua benignità verso noi ed opera in mezzo a noi e glorifica il tuo nome nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Iniziamo questo culto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Cantiamo insieme l'inno 287. Inno 287. Rivolgiamoci insieme alla parola di Dio e leggiamo il Salmo 118, una parte del Salmo 118. Celebrate l'Eterno, perché Egli è buono, perché la sua benignità dura in eterno. Sì, dica Israele, la sua benignità dura in eterno. Sì, dica la casa d'Aronne, la sua benignità dura in eterno. Sì, dicono quelli che temono l'Eterno, la sua benignità dura in eterno. Dal fondo della mia distretta invocai l'Eterno. L'Eterno mi rispose e mi mise al largo.
L'Eterno è per me, io non temerò. Che mi può far l'uomo? L'Eterno è per me, fra quelli che mi soccorrono, e io vedrò quello che desidero su quelli che m'odiano. È meglio rifugiarsi nell'Eterno che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nell'Eterno che confidare nei principi. Tutte le nazioni m'hanno circondato. Nel nome dell'Eterno eccole da me sconfitte. M'hanno circondato, sì, m'hanno accerchiato. Nel nome dell'Eterno eccole da me sconfitte. M'hanno circondato come api, ma sono state spente come fuoco di spine. Nel nome dell'Eterno io le ho sconfitte. Tu m'hai spinto con violenza per farmi cadere, ma l'Eterno m'ha soccorso. L'Eterno è la mia forza e il mio cantico, ed è stato la mia salvezza. Un grido d'esultanza e di vittoria risuona nelle tende dei giusti. La destra dell'Eterno fa prodezze, la destra dell'Eterno è levata in alto, la destra dell'Eterno fa prodezze. Fino a qui la lettura della parola di Dio. Inno 296. Gloria a Dio. Giorno lungo il mio cammino. Leggiamo la parola di Dio nel primo capitolo del libro del profeta Ageo. Ageo, dunque, capitolo 1, dal versetto 2. Il Signore sia lodato. Così parla l'Eterno degli eserciti. Questo popolo dice: il tempo non è giunto, il tempo in cui la casa dell'Eterno deve essere riedificata. Perciò la parola dell'Eterno fu rivolta a loro per mezzo del profeta Ageo, in questi termini. Egli il tempo per voi stessi di abitare le vostre case, ben rivestite di legno, mentre questa casa giace in rovina. Ora dunque così parla l'Eterno degli eserciti. Ponete ben mente alle vostre vie. Voi avete seminato molto e avete raccolto poco. Voi mangiate, ma non fino ad essere sazi. Bevete, ma non fino a soddisfare la sete. Vi vestite, ma non vi è chi si riscaldi. Chi guadagna un salario mette il suo salario in una borsa forata. Così parla l'Eterno degli eserciti. Ponete ben mente alle vostre vie. Salite nella contrada montuosa, recate del legname, costruite la casa, e io mi compiacerò d'essa e sarò glorificato, dice l'Eterno. Voi l'aspettavate molto ed ecco vi è poco. E quando l'avete portato in casa, io ci ho soffiato sopra. Perché, dice l'Eterno degli eserciti, a motivo della mia casa che giace in rovina, mentre ognun di voi si dà premura per la propria casa.
Perciò il cielo sopra di voi è rimasto chiuso. Non c'è stata rugiada e la terra ha rinvenuto il suo prodotto. E io ho chiamato la siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul vino, sull'olio, su tutto ciò che il suolo produce, sugli uomini, sul bestiame e su tutto il lavoro delle mani. E Zorobabele, figliuolo di Shealtiel, e Giosuè, figliuolo di Ozadak, il sommo sacerdote, e tutto il rimanente del popolo, diedero ascolto alla voce dell'Eterno, del loro Dio, e alle parole del profeta Ageo, secondo il messaggio che l'Eterno, il loro Dio, gli aveva affidato. E il popolo temette l'Eterno. E Ageo, messaggero dell'Eterno, disse al popolo: in virtù della missione avuta dall'Eterno, io sono con voi, dice l'Eterno. E l'Eterno destò lo spirito di Zorobabele, figliuolo di Shealtiel, governatore di Giuda, e lo spirito di Giosuè, figliuolo di Ozadak, sommo sacerdote, e lo spirito di tutto il resto del popolo. Ed essi vennero e misero mano all'opera nella casa dell'Eterno degli eserciti, il loro Dio, il 24° giorno del mese, il 6° mese, il 2° anno del re Dario. Misure incomplete sono quelle che portavano a casa, o erano quelle che portavano a casa, il popolo di Israele. Lo dice il Signore: seminate, ma non raccogliete a sufficienza, mangiate, non siete sazi, bevete, non siete dissetati, vi vestite, ma non vi riscaldate. In altre parole, voi accomunate, raccogliete delle misure incomplete, misure non sufficienti, misure, diremo oggi, discrete, cioè che non sono secondo la norma, sono al di sotto della norma. Misure dunque mediocre, misure che non sono sufficienti. E noi viviamo in un mondo di mediocrità. Nella nostra società le vacanze sono di massa, i divertimenti sono di massa, i concerti sono di massa, tutto è di massa. E tutto è fatto in modo da abbassare, livellare, spianare la poesia, il sentimento, l'idea dell'individuo. Tutto deve essere buttato in questo calderone e lì cotto. E quello che viene fuori è un grande pastone che è soltanto confusione. È incompleto. Così come alle volte qualcuno pensa che siano le vie del Signore, incomplete, mediocri, e quindi tutto al di sotto della norma. Ma il Signore invece nella sua parola non ci promette misure incomplete, ma ci promette misure abbondante, scossa, pigiata, traboccante. La misura che il Signore ha preparato per il suo popolo, la misura della salvezza, la misura del battesimo nello Spirito Santo, la misura della potenza, la misura della santità, non è una misura mediocre, non è una misura al di sotto, non è una misura incompleta. Tutt'altro è quello che il Signore vuole dire al popolo di Dio, è una misura che va ben oltre ogni aspettativa. Ricordiamo tutti, fratello, quel versetto dell'Antico Testamento che recita: venite a me, cercate il mio volto, io vi benedirò e saranno così grandi le mie benedizioni che voi non avrete più dove metterle. E voi mi direte: basta Signore, non gliela facciamo più. È scritto nella parola del Signore che la raccolta in Egitto fu così abbondante che Giuseppe dovette prodigarsi a costruire contenitori di frumento e magazzini su magazzini per contenere tutta l'abbondanza di Dio. È così l'abbondanza del Signore nella nostra vita? La misura della nostra vita cristiana, come si direbbe ancora oggi con parole inglese, lo standard della nostra vita cristiana, è uno standard che ci lascia, o soprattutto lascia il Signore, insoddisfatti? Era autunno e già insieme pregustavano il raccolto abbondante di frumento. Veniva l'inverno e con gli occhi covavano il seme sottoterra, e quando finalmente la primavera vedeva verdeggiare i primi steli di frumento, il popolo di Dio diceva: questo raccolto sarà abbondante. Ma così non era.
Alle volte chiediamo al Signore grandi cose, ma il problema è riceviamo le grandi cose del Signore. E ancora, nella nostra vita, nella nostra casa, la misura di Dio è una misura ricolma delle sue grazie, delle sue virtù, o è una misura mediocre? Il Signore non ha chiamato la sua Chiesa ad essere mediocre. E Dio non vuole che nessun uomo sia mediocre e che nessun figliolo suo sia mediocre. Si parla di branco, ma la Chiesa non è un branco, è un gregge, è un'altra cosa. Si parla di branco senza testa, la Chiesa è un gregge che ha il pastore. Fratelli, che bello. Se nel mondo forse possiamo vivere una vita mediocre, il Signore nella sua parola ci ha promesso una vita esuberante ed esuberante nello Spirito Santo. La misura che Dio ci dà è una misura che va bene oltre quello che noi stessi aspettiamo. Ma la domanda che stasera ci poniamo è quella che noi realizziamo. O alle volte rischiamo di appiattire la nostra vita cristiana, rischiamo di calcarla così verso il basso da dimenticare che quello che Dio ci ha promesso è molto, ma molto più in alto. Conversioni mentali che non hanno però una trasformazione reale dei gusti, della vita. Battesimi nello Spirito Santo che vanno bene per una stagione, per una settimana, 10 giorni di campeggio, per 10 giorni dopo il campeggio. Una vita di santità che spesso è un conciliare come sono in chiesa con come sono sul luogo del lavoro in casa. Ma non è questo lo standard del Signore. Il Signore ci ha detto che è molto di più. Ci ha detto che la salvezza è una vita nuova. Ci ha detto che il battesimo nello Spirito Santo non è una goccia di pioggia che dobbiamo andare a cercare correndo a destra e a manca, ma è una pioggia che scade su tutti coloro che lo ricercano. Ci ha detto il Signore che i figlioli di Dio sono santi in chiesa, come sono santi sempre, perché amano servire il loro Signore Gesù. Amen. E allora il Signore pone il dito e dice: non mi piace il vostro livello, è troppo basso. E io sono felice se stasera il Signore fa così con ognuno di noi. Vuol dire che ci ama ancora, ci ama ancora. È troppo basso, non va. Io non ho dato questa misura. Sul Tevere si vede poco, ma nelle città che sono attraversate da grandi fiumi, né presso le rive di questi argini, di questi grandi fiumi, notate, ogni tanto ci sono delle colonne segnate, rigate, indicano la misura dell'acqua e la piena. Oltre quel livello c'è la piena, pericolo. Interviene la protezione civile, si allertano i pompieri. Il fiume della nostra comunione col Signore, quando è straripato l'ultima volta? Dio ci ha dato una misura che è molto al di là di quello che noi stessi immaginiamo. Eppure, alle volte sembra quasi che lo dimentichiamo. Il Signore dunque punta il dito e dice: no, la vostra misura, il vostro standard non va. Molto di più, io non voglio un popolo mediocre, io non voglio un popolo contento, io voglio un popolo che giubila, io non voglio un popolo di religiosi, ce ne sono troppi, io voglio un popolo di persone trasformate, io non voglio un popolo che mi rende il culto, io voglio un popolo che quando è al culto si trova in cielo e io che sto in cielo vengo laggiù con voi. E allora ecco che nel passo che abbiamo letto, e ora seguiamo il capitolo, il Signore innanzitutto ci dà la rivelazione e ci spiega come fare. Dice ad Israele: il problema è perché avete dimenticato di costruire il Tempio. Va bene, ma dà la soluzione. Riflettete, dice, ponete ben mente alle vie, salite nella contrada montuosa, riportate il legname, costruite la casa. Salite alla contrada montuosa. Salite. Noi tutti, fratelli, penso che vorremmo, ripeto, che il Signore operasse molto di più in noi e fra noi, non ce lo nascondiamo. E molte volte quando in famiglia, in chiesa, personalmente, vediamo che spiritualmente non siamo soddisfatti, il Signore, incominciamo ad arrabattarci per trovare mille soluzioni, tutte sensate, tutte logiche, tutte ottime. E dimentichiamo che la cosa più importante è un'altra.
Quante volte ci siamo, come dire, affaccendati, ci siamo arrovellati la mente. Come fare per portare mio figlio in chiesa? Come fare con i giovani? Come fare con l'evangelizzazione? Come fare? Come fare? E abbiamo trovato tante soluzioni. Quante volte si è accesa in noi la lampadina ed è echeggiata nei nostri discorsi la parola preghiamo. Salire. Quante volte nei Vangeli leggiamo che Gesù saliva sul monte per pregare. Salire. Mille soluzioni non servono a nulla, fratelli. Abbiamo bisogno di cercare la faccia del Signore. Salire per pregare. Ma c'è un'altra salita che è importante. Ricordiamo tutti, Gesù è morto in croce. Dice a Geo, salite sul monte, sulla contrada montuosa e prendete il legno. Vabbè, permettetemi, forse corro con la fantasia, ma permettetemi, c'è un altro monte sul quale c'è stato un legno. Era un colle, lo chiamavano Golgota, che vuol dire teschio, forse perché, dicono gli studiosi, aveva la forma di un teschio, pure Allegro sarà stata la forma, che vi devo dire, ma su questo colle non era un monte, era una collina, una collinotta direi. Credo che Gesù è morto lassù in croce apposta. Se fosse morto su un alto monte, pochi sarebbero andati. Se fosse morto in pianura, pochi l'avrebbero considerato. Ma lì, su quella collina, chi entrava e usciva da Gerusalemme lo vedeva ed era facile andare fin ai piedi della croce. Oggi, spiritualmente, le cose non sono cambiate. Se noi davvero vogliamo vedere l'opera del Signore, ricordiamo, fratelli, è ai piedi di Gesù, con il sangue di Gesù, che noi otteniamo forza, grazia e benedizione. Salire laggiù. C'è un legno che dobbiamo prendere, ma che dico un legno? Sbaglio. C'è il nostro Signore Gesù, vivente, reale, che ci aspetta e ci dice, vieni a me, per la mia giustizia tu otterrai giustizia, per la mia opera tu sarai salvato. Lì possiamo prendere qualcosa che possiamo riportare. Sali sul monte e torna. Gesù salì sul monte, fu trasfigurato, ritornò. E ai piedi della collina, del monte, c'era un ragazzo, ricordate, posseduto. Pregavano, pregavano, ma non se ne faceva nulla. Gesù si avvicinò. Il padre lo implorava perché era un caso pietoso e Gesù lo liberò. Salite, ma dalla vetta del monte riportate qualcosa giù. Ma noi ogni giorno andiamo ai piedi del Signore, perché ogni giorno, m'auguro, a casa preghiamo e saliamo sul monte della preghiera. E lì, con il nostro Signore Gesù, che cosa riportiamo? Dobbiamo riportare più che legno. Dobbiamo riportare Gesù vivente nei nostri cuori. Dobbiamo riportare la santa convinzione che il Signore non ci abbandona. Dobbiamo riportare la santa convinzione che morti in Cristo siamo viventi e che più ci abbandoniamo nelle mani del Signore e maggiormente Egli opera in mezzo a noi. Riportare giù dalla preghiera, non semplicemente il legno, ma il Signore vivente, per costruire ogni giorno, per annunciare ogni giorno, per proclamare ogni giorno l'Evangelo della grazia del Signore Gesù. Alle spalle dei nostri fratelli, non so se ancora è così, ma alle spalle dei nostri fratelli, nei vecchi locali di culto, almeno da quelli che ricordo io in giovinezza, campeggiava quasi dappertutto un versetto che è ben appropriato. Noi predichiamo Cristo crocifisso, sapienza e potenza di Dio. Faccio un'aggiunta, ancora oggi noi predichiamo Cristo crocifisso, sapienza e potenza di Dio. Lo standard che il Signore ci addita non è impossibile, ma Egli ci dice tu lo raggiungerai nella misura che ti arrenderai nelle mani del mio figliuolo. Tu non lo raggiungerai con le tue forze, ma lo raggiungerai nella misura che ti lascerai andare fra le braccia del Signore. Tu non lo otterrai per i tuoi meriti, ma per quello che il mio figliuolo ha compiuto in croce per te. Se davvero vuoi che stasera il Signore ti salvi e che la grazia abbondi nel tuo cuore, lasciati nelle mani di Gesù, credi nel Signor Gesù e sarai salvato, tu e la casa tua. Ma fratelli, se noi desideriamo non essere credenti mediocri che si dibattono ogni giorno con come farò in casa e come farò in chiesa, se noi ogni giorno non vogliamo dibatterci con le nostre continue sconfitte, ma essere credenti che vivono la grazia e la potenza dello Spirito Santo, il segreto è semplice. Saliamo, abbandoniamoci nelle mani del Signor Gesù. Noi non siamo bravi, noi non siamo forti, noi non siamo santi, ma il Signor Gesù è bravo, è forte ed è santo. E nella misura che ci abbandoniamo nelle sue braccia, Lui non ci lascia e ci dà forza.
ritorneremo dal monte in compagnia. Ritorneremo dal monte con un Signore vivente e vero in noi. Ritorneremo dal monte con il Signore Gesù. E ogni giorno scenderemo, ed ogni giorno costruiremo, ed ogni giorno sapremo che il nostro livello è quello di Gesù. E la reazione fu interessante, la reazione del popolo di Israele. Perché abbiamo letto che Zorobabele, il responsabile politico, Giosuè, il sacerdote, il responsabile religioso, e tutto il rimanente del popolo, tutti, diedero ascolto alla voce dell'Eterno. Ogni qualvolta noi ascoltiamo la parola di Dio, il Signore lancia i sassi della sua parola nel nostro cuore. E ci piacciono, il nostro cuore è profondo come un pozzo. Ma se in fondo a questo pozzo, bello o brutto che sia, non lo so e non è affar mio, c'è la nostra obbedienza al Signore, il Signore sentirà l'amen della nostra fede. Quel giorno il Signore lanciò una bella pietra nel cuore degli uomini e si udì lo splash della fede di coloro che ubbidirono. E vi sono volte quanto lo splash non si sente. Eppure qui, guardate, dal responsabile politico a quello religioso, a tutto il popolo ubbidirono. Fratelli, il pastore per primo deve ubbidire. Gli anziani debbono ubbidire. I monitori debbono ubbidire. I genitori dobbiamo ubbidire. Gli anziani debbono ubbidire e poi i giovani debbono ubbidire, tutti, nessuno escluso. Quando la parola di Dio viene, viene per tutti noi. E quando il Signore del Cielo ci dice qualcosa, si ode, non con queste orecchie, ma col cuore, se c'è l'amen del cuore o se c'è il silenzio, il tonfo. La pietra che cade si perde nella sabbia, viene inghiottita dal fango del fondo del cuore e non si ode più nulla. Quante esperienze tristi e quante belle. Alle volte abbiamo pregato con qualcuno e abbiamo parlato del Signore e poi gli abbiamo detto preghiamo, se tu credi il Signore ora opererà. Abbiamo pregato, ma non abbiamo sentito l'amen e nulla è cambiato. Ma quante altre volte abbiamo pregato? Abbiamo sentito l'amen, l'ha sentito il Signore. Il Signore è venuto e ha fatto un'opera grande. Stasera con tutto il cuore diciamo amen alla parola del Signore. Che dal cielo si sente il fragoroso splash di un cuore nel quale c'è l'amore del Signore. Incominciamo tutti noi, dal primo all'ultimo, e tutti noi, non aspettando che altri. Fratelli, se vogliamo non essere pastori mediocri, se vogliamo, non sto dicendo famosi, è un'altra cosa, mediocri spiritualmente dinanzi a Dio, se non vogliamo essere genitori mediocri, persone, credenti mediocri, monitori mediocri, cerchiamo la misura abbondante del Signore Gesù, perché Dio ci ha chiamato ad essere ripieni dello Spirito Santo. Il Signore ci dice, non è quello il tuo livello, è un altro. E tu ed io diciamo, Signore, no, io no, non sono in grado, non sono capace. E il Signore continua a dirci, tu ce la fai, se ti abbandoni fra le mie braccia, tu gliela fai. E quante volte il Signore ci ha preso in braccio e ci ha portato. Ed era questa la risposta di Israele. Tutti quanti, dal primo all'ultimo, dissero sì, Signore. Perché dissero sì? Perché temettero il Signore. Il timore di Dio non è la paura di Dio. Perché la paura implica castigo, timore del castigo, del giudizio. La paura è il timore e la riverenza. Io so che sono dinanzi a Dio, Dio conosce il mio cuore, io non voglio dispiacere al Signore, io non sono degno del Signore, ma non gli voglio dispiacere, gli voglio piacere. Così ragiona un credente, sei d'accordo? E quando la parola di Dio giunge non c'è l'ironia, non c'è il sorriso, non c'è il dubbio, c'è la risposta. Sì, Signore, aiutami, voglio fare la tua volontà. E il Signore operò.
Abbiamo scritto all'ultimo, abbiamo letto all'ultimo versetto e il Signore destò, svegliò lo spirito di Zorobabele, lo spirito di Giosuè e lo stesso elenco di coloro che accettarono e lo spirito di tutto il popolo. Molte volte si dice, Signore manda un risveglio, cioè risvegliaci spiritualmente, e si sta lì aspettando così che da un momento all'altro viene il Signore e ci suona la tromba o la sveglia. Ma qui il risveglio venne dopo. Prima la parola, poi l'amen, poi lo spirito fu svegliato. Fu svegliato dai sogni alla realtà. Si possono sognare cose belle, ma è un sogno. E quando la mattina ci svegliamo, non ci sono più, perché non ci sono mai state. Noi non vogliamo sognare Gesù. Noi Gesù lo vogliamo vivente nel nostro cuore. Non vogliamo, non sia mai svegliarci un brutto giorno, come le famose ragazze della parabola, svegliarci e scoprire, ahimè, che avevamo sognato di abbracciare lo sposo, di festeggiare, ma di non invece poterlo né abbracciare né festeggiare, di non avere più l'olio. Ah no, no, io non voglio dormire. No, noi vogliamo la realtà del Signore nel nostro cuore. Noi vogliamo il sogno, l'inganno. Sono un ottimo credente, sono bravo, mi perdo nella marea, sto lì nella massa, non do fastidio a nessuno, non mi si vede, non mi si sente, sto bene così. Il battesimo dello Spirito Santo, uno ogni 10 anni, va bene pure così, può darsi che ci abituiamo, scusate, pure male, va bene così. È un sogno, ma non è la realtà, perché lo sappiamo, vivere con Gesù è bellissimo. È forse l'unica volta nella vita, la realtà è più bella dei sogni. Con il nostro Signore Gesù la realtà è più bella dei sogni. Alleluia. E il livello s'alzò. E dal cielo aprirono le chiuse. Siete stati tutti, penso, alla cascata delle Marmore. Sì, avete mai visto, no? Ci sono le chiuse, quando le aprono, giù l'acqua che viene dalla cascata, bellissima. Dal cielo furono aperte le chiuse. Non era una centrale elettrica, idroelettrica, aprirono le chiuse e dal cielo iniziò a correre giù lo Spirito Santo. E prima si svegliò lo spirito di Giosuè, si destarono. E poi iniziarono a lavorare, poi iniziarono a martellare, poi iniziarono a costruire. E venne giù la cascata del Signore. E allora sì, fu una centrale idroelettrica, tanta potenza. Così è nell'opera di Dio, nella Chiesa del Signore, nella vita di ognuno di noi. Quando diciamo, amen Signore, sia fatta la tua volontà, io ti voglio piacere. E voglio fare tutta la tua volontà, salirò, ma renderò, pregherò, riporterò con me. Sarò coerente, non sarò ipocrita, non sarò falso, ti voglio servire. E il Signore sente questo amen, ci aiuta, ci sveglia, s'aprono le cataratte e inizia a scendere giù lo Spirito Santo. E il livello del fiume s'alza, e il livello del fiume s'alza. Fin quando il nostro cuore è allagato e diciamo, Signore, basta, non gliela faccio più. Dovremmo arrivare a questo punto, in ginocchio dire, Signore, basta, non ce la faccio più, mi viene un infarto, è troppo bello. Il Signore è fedele. Amen. Fratelli, il livello non misuriamolo l'uno con l'altro, misuriamoci con Gesù. E Dio ci aiuta, aiuti tutti noi a non essere cristiani mediocri. E se c'è fra noi qualcuno per le prime volte, Dio non ti vuole un uomo mediocre, Dio ti vuole fare un suo figliolo. A Lui sia la lode e la gloria da ora in eterno. Ringraziamo il Signore di questa bella parola. Benedizioni abbondanti, questa promessa il Signore, doni per noi consolanti, egli nel suo grande amor, grazie abbondanti, grazie di spirito coniato, Signore di grazia ci abbiamo, paura grazia ci abbiamo.
grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio il Padre, la comunione e la consolazione dello Spirito Santo siano con noi e con tutto il suo popolo, da ora in eterno.